Il Taranto va oltre le avversità, vissute in settimana, e torna al successo. Batte 3-1 il Fasano al termine di una gara tiratissima, a tratti anche spigolosa, con ben 10 ammoniti. Sale a quota 54 in classifica. La formazione vede ben 4 juniores in difesa dall'inizio, poi dalla cintola in su tutti over nel 4-2-3-1. Andiamo alla cronaca, che è ricchissima, davanti a circa 4.500 spettatori. Il Taranto fa fatica a carburare nei minuti iniziali. Dopo due minuti c'è un cross di Corvino dalla sinistra, mischia in area di rigore rosso-blu, pallone che termina in calcio d'angolo. Un minuto più tardi, al terzo, sugli sviluppi del corner, il piattone di Colombatti, pallone che termina a lato. Al decimo, Bova sfiora l'autorete su un pallone vagante nell'area piccola, spedisce avventurosamente in calcio d'angolo. Il Taranto fa capolino nella metà campo avversaria in area di rigore bianca-azzurra al tredicesimo, con un tiro di Esposito sull'esterno della rete. Sugli sviluppi del seguente calcio d'angolo, Manzo coglie la parte alta della traversa. Al ventesimo c'è un diagonale di Esposito, il pallone termina di poco fuori. E proprio quando il Taranto sembra aver preso le misure agli avversari, che al ventunesimo un errore retropassaggio di Carullo innesca Serri, che si presenta tu per tu con Antonino, che è superlativo a chiudere lo specchio della porta al numero 7 bianca-azzurro. Due minuti più tardi, calcio di rigore in favore del Fasano per un contatto in aria tra Carullo e lo stesso numero 7 della formazione ospite. Il direttore di gara, il signor Scatena di Avezzano, indica il dischetto tra le proteste degli ionici. Si incarica della battuta l'esperto Annibal Montaldi, ma Antonino diventa superlativo e riesce a deviare la conclusione e para così il calcio di rigore, risultato che resta in equilibrio. Al 36esimo Oggiano si invola dopo una bella combinazione a tre quarti campo, ma viene fermato proprio all'ingresso dell'area di rigore da Rullo. 38esimo D'Agostino tira, ma salva quasi sulla linea il difensore Colombatti. Le azioni di cronaca nel primo tempo si chiudono al 41esimo, quando sempre D'Agostino al volo ci prova, ma la sua conclusione viene deviata in calcio d'angolo. Nella ripresa il Taranto approccia meglio la gara. Al quinto minuto Oggiano da fuori, pallone che si abbassa e termina di poco alto, ed è proprio Oggiano a sbloccare il risultato. Al 12esimo, dopo una bella penetrazione di Pelliccia, che in slalom serve il numero 77, che calcia di sinistro a giro e segna un eurogol che fa esplodere lo Iacovone. Taranto in vantaggio per 1-0, ma il gol di vantaggio dura poco, perché il Fasano in tre minuti pareggia. C'è un pallone calciato da Ganci che attraversa tutta l'area di rigore rosso-blu. Sul secondo palo in agguato c'è Corvino che pareggia, battendo Antonino 1-1 per l'esultanza dei tifosi del Fasano giunti e sistemati in curva sud. Al 16esimo il Taranto reagisce subito con un tiro di Marsili, parato da Guarnieri quando sembrava davvero una conclusione a botta sicura. Panarelli prova il tutto per tutto, fuori un difensore Bova, dentro Favetta, sarà la sostituzione decisiva. Intuizione azzeccata quella del tecnico del Taranto. Al 23esimo, poco prima del gol, i rossoblù protestano per un contatto in area di rigore tra Colombatti e Esposito. L'arbitro di Avezzano, il signor Scatena, lascia correre inutili le proteste dei calciatori ionici, ma il gol giunge poco dopo. Al 24esimo Oggiano pennella un traversone perfetto per la testa di Favetta, che batte Guarnieri per il 2-1. Ottavo sigillo stagionale per il numero 94 rosso-blu, che ha disputato metà tempo ad altissimi livelli. Entra in campo Di Bari, che torna dunque disponibile dopo l'infortunio. Esce Croce e si ristabilisce così la difesa. Alla mezz'ora c'è un tiro di D'Agostino al volo, pallone che termina alto. Doppio cambio poco dopo la mezz'ora, al 31esimo entrano Menna e Salatino per Oggiano e Carullo. Il Taranto torna al 4-2-3-1. Al 33esimo c'è una punizione di Marsili con la parata superlativa dell'estremo difensore Guarnieri. Al 37esimo c'è spazio per Di Senso, che sostituisce Vittorio Esposito, e al 41esimo giunge il gol del definitivo 3-1. Favetta, sempre lui, ruba palla a Rullo e innesca D'Agostino, che prova la conclusione ribattuta, poi Marsili che può provare la botta ma invece preferisce controllarla. Pallone che termina ancora a D'Agostino, che in diagonale fissa il punteggio sul 3-1 finale per il numero 5 rosso-blu. Si è trattato del 15esimo gol in questa stagione. Taranto batte Fasano 3-1 e domenica prossima si va in trasferta a Gravina.